In cui maschi e femmine hanno pari diritti e dignità, non sa cosa sia la competizione e condivide le risorse con tutti in maniera equa, non conosce la guerra, l'assassinio e la violenza. Insomma, stando a come si comporta il bonobo, la scimmia è l'evoluzione dell'uomo. Bonobo, il sesso è alla base dei rapporti sociali, si accoppia sia con etero che con omosessuali. Davanti al cibo, i bonobo prima fanno un'orgia e dopo mangiano, senza mai litigare. Il bonobo non è aggressivo, è sessualmente appagato, non discrimina il diverso, non va al Family Day. La scimmia è l'evoluzione dell'uomo. Il bonobo dello zoo di Hellabrunn morirono di spavento. Alle altre scimmie non accadde nulla. Il bonobo è stato cacciato, sterminato, censurato. Il bonobo è una pericolosa alternativa sociale. Dimostra che in natura esiste l'omosessualità e che l'uomo è aggressivo perché è sessualmente represso. E soprattutto che l'unico vero modo per vivere in pace è giocare, mangiare ed accoppiarsi alla faccia di religiosi, intellettuali e politici ben pensanti. Naturalmente vi aggiorneremo sulle condizioni delle scimmie bonobo nella prossima edizione. È tutto per questa sera. Grazie dell'attenzione. Arrivederci.